benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Napolitano, sul governo si perde tempo? Non credo. Draghi, ripresa nella seconda metà del 2013, la BCE lascia i tassi allo 0,75%. Mosca, inaccettabile il mancato rispetto della Nord Corea delle risoluzioni dell'ONU. Il lavoro dei 10 saggi designati da Napolitano non può essere considerato una perdita di tempo. Si perde tempo? Non credo. Il capo dello Stato risponde così a distanza a Renzi, che critica la lentezza degli sviluppi politici. La ripresa ci sarà a partire dalla seconda metà del 2013, ma è soggetta a rischi al ribasso. Lo dice il presidente della BCE Draghi. La Banca Centrale Europea ha intanto deciso di lasciare invariato il tasso di riferimento allo 0,75%. La Russia ritiene inaccettabile il mancato rispetto della Corea del Nord delle posizioni ONU sulla non proliferazione. Il passo di Pyongyang verso lo status di paese nucleare elimina ogni possibilità di colloqui a 6 con Corea del Sud, Cina, Stati Uniti e Giappone. Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese è questione di massima urgenza. È il monito all'Italia da parte della Commissione europea. Intanto l'Associazione Bancaria Italiana rende noto che è già oltre i 100 miliardi la stima dei debiti accumulati finora. Almeno 54 i morti nelle inondazioni in Argentina, ma al momento non figurano italiani fra le vittime. L'ambasciata italiana di Buenos Aires parla però di informazioni parziali sui deceduti. Sono numeri che potrebbero aumentare. Il capitano dei record della Roma, Francesco Totti, ha inaugurato al Policlinico Gemelli il nuovo reparto di neuropsichiatria infantile. Il giocatore e la moglie, Ilari Blasi, hanno visitato i 1500 metri quadri con le più moderne tecnologie, palestre, wifi gratuito e day hospital. Tutto esaurito per i due concerti di Ligabue alla Royal Albert Hall di Londra, dove l'artista si esibisce in uno show fortemente rock. Ligabue sarà sul palco con componenti storici come Fede Poggibollini alla chitarra e, fra gli altri, José Fiorilli alle tastiere e Michael Urbano alla batteria.